Complimenti per aver subito questa situazione meteo, siete stati bravissimi. E infatti adesso passo la parola al presidente del Porto di Mare, così cominceremo con l'ufficialità delle premiazioni. Vi presento Giuseppe Modugno, presidente del Porto di Mare. Buonasera, gli applausi sono per voi, non per me. Prima di passare alle premiazioni, io devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Per cui io comincerei subito intanto con ringraziare tutti gli atleti che sono intervenuti, perché senza di voi ovviamente non avremmo fatto niente. Dopodiché volevo ringraziare la Regione Veneto che ci ha onorato del suo patrocinio, e qui abbiamo il consigliere, se vuole dire, spendere due parole, ne saremo felici. Grazie a tutti, veramente abbiamo anche il sole oggi che ci dà conforto e coraggio dopo delle giornate che sono state sicuramente pesanti, ma al tempo stesso mi hanno sicuramente portato, diciamo così, a andare avanti comunque nella vostra attività sportiva, nonostante tutto. Io contesto bellissimo come questo, io posso solo che ringraziare l'organizzazione, Porto di Mare in primis, la Federazione Italiana Vela che ha consentito questo, e ovviamente tutti Club Padova e tutti coloro che hanno partecipato. Mi auguro che questa sia un primo step di tante altre attività che potranno essere svolte sul nostro territorio. Siamo fieri e orgogliosi, e come rappresentante comunale e regionale posso essere veramente soddisfatto di questa attività che viene svolta, appunto, è stata svolta sul nostro territorio. Dunque ringrazio ancora e grazie a tutti, appunto, di aver partecipato e di aver onorato questa attività. Grazie a voi. Ci consegniamo alla Regione una targa ricordo di questa manifestazione. Ricordiamo a tutti che è lì dentro, quindi se cade. Altro importante partner che abbiamo avuto è stato il Comune di Chioggia, e quindi io adesso inviterei il Vice Sindaco a spendere due parole. Grazie. Buongiorno a tutti. È stato sicuramente un onore, un privilegio per la nostra città poter ospitare questo 50° campionato nazionale meteo. Riporto i saluti del sindaco Mauro Melao, di tutta l'amministrazione che oggi è rappresentata qui con me, anche dal presidente del consiglio Beniamino Bosco, che l'invito qui vicino a noi, oltre che dal consigliere regionale e comunale Marco Delfino. Sicuramente le condizioni meteo non hanno aiutato a una resa ottimale, però le capacità e l'esperienza degli equipaggi in gara hanno reso possibile comunque un grande spettacolo davanti al nostro litorale. Eravamo un po', diciamo, dubbiosi sul fatto di quanto fosse percettibile a terra una manifestazione del genere, invece abbiamo riscontrato che molti cittadini, anche soffermandosi magari davanti alla spiaggia o nella nostra diga, ci inviavano molte foto spettacolari delle vostre esibizioni. Un doveroso ringraziamento a Porto di Mare, che da in primis ci ha creduto, e al Circolo Nautico che ha collaborato, le Darsene che hanno dato un indispensabile supporto a terra, e agli sponsor e associazioni di categoria che comunque hanno sostenuto questa iniziativa e l'hanno reso possibile. Volevo anche fare un ringraziamento particolare ai Marinai d'Italia, che sono qui sempre al nostro fianco e che si mettono sempre a disposizione. Grazie di tutto, siete sempre benvenuti nella nostra città. Due parole anche al dottor Beniamino Boscolo Capò. Grazie mille, benvenuti. Per la terza volta ospitiamo questo importante campionato nazionale. Il primo fu negli anni 90, dove a vincere fu proprio un Chioggiotto, e poi nel 2008 per la seconda volta, e questa è la terza, quindi ribenvenuti a Chioggia in questo spettacolo di questa terra circondata dall'acqua. Quindi quale miglior occasione, quale miglior luogo per ospitare questo importante campionato. Mi associo ovviamente ai complimenti e agli auguri dei colleghi senza ripetermi, e pensate che oggi siamo qui in questa perla incastonata nella Laguna Veneta, che è la batteria San Felice, recentemente ristrutturata e
data ad appannaggio di tutti i cittadini e di tutti i turisti, quindi avere una simile iniziativa, un campionato nazionale che coniuga lo sport, il turismo, l'ambiente e tutte quelle cose sane che dobbiamo trasferire nell'educazione dei più giovani, porta ben come risultato questa giornata di grande festa e di premiazioni. Quindi grazie mille veramente a tutti, vi porto i saluti del Consiglio Comunale e vi auguro buon proseguimento. Grazie. Grazie a tutti. Il vice sindaco ha citato i marinai d'Italia e quindi noi vorremmo onorarli di una targa ricordo, se qualcuno di loro vuol venire qui a ritirarla. Volevo ringraziarvi dal nome di tutti i marinai d'Italia, volevo ringraziare l'organizzazione e tutti gli atleti che hanno partecipato. E per noi il mare è la seconda casa, quindi buon vento a tutti. Accanto alla Regione e al Comune di Chioggia ci ha dato una grossa mano e ha collaborato fin dall'inizio il Consorzio per la Protezione Turistica Lidi di Chioggia. Elena Boscolonata, prego. Ecco, anche il Consorzio Lidi di Chioggia ha partecipato a questo bellissimo evento. Vuole dire due parole? Sì. Intanto buongiorno a tutti e non mi dilungo sul ringraziare tutta l'organizzazione, perché siamo stati tutti bravissimi, abbiamo lavorato tanto. Io ho sempre pensato a voi atleti, perché voi, nonostante il tempo che incombeva su di voi, avete portato a termine la gara, e quindi un plauso va soprattutto a voi. E niente, godetevi queste premiazioni e buon vento, come si suol dire. Grazie. Grazie a te, alla casa. E adesso giochiamo in casa, perché dobbiamo ringraziare la Federazione Italiana Vela, perché che ci ha incaricato di organizzare questa manifestazione. Quindi chiamerei qui, credo che ci sia fra di voi, la Barbara. Eccola qui. Buongiorno a tutti. E per chi non mi conosce, sono il segretario della 12ª zona. Sono qui per portarvi i saluti del nostro presidente Franco Pappagallo, che oggi non è potuto venire, e porto i ringraziamenti anche per la splendida organizzazione che è stata fatta a questo campionato, e soprattutto al Circolo, al Porto di Mare e anche al Capoflotta, che hanno fatto gestito una splendida manifestazione. Ringrazio la flotta, perché come sempre in ogni manifestazione partecipa numerosissima, e è una flotta alla quale sono particolarmente affezionata, perché regattavo anch'io in Meteor, per cui bravi, complimenti a tutti, ai vincitori e anche ai non vincitori, perché è una regata particolare e molto importante. Grazie a tutti. Allora, facciamo anche un ringraziamento a chi ha supportato questo evento, l'Associazione Albergatori, nel nome del presidente Giuliano Boscolo Ceggion, prego. Se vuole dire due parole anche lei. Grazie. Che posso dire? Siamo onorati di essere qui presenti assieme a tutti gli organizzatori. Abbiamo fatto il possibile per quel poco che possiamo dare, ma lo abbiamo dato col cuore. Spero che in futuro questi eventi siano ancora più grandi e ancora più generosi
nella collaborazione tra tutti gli attori della comunità clodiense di Chioggia, ecco, perché ho visto le darsene che sono date tanto da fare, il porto di mare. Io ringrazio tutti e la nostra organizzazione è a disposizione per questi eventi. Grazie. Ringraziamo anche le darsene che ci hanno accolto e inizierei con darsena Mosella, prego. Signora Stelio, se vuole dire anche lei due parole, grazie. Niente, anche noi siamo onorati di aver fatto parte di questa manifestazione. Diamo merito anche ai regatanti che nella nostra struttura si sono comportati diligentemente e anche per questo che la manifestazione ha avuto un buon esito e buon vento a tutti. Grazie mille, anche qui la ha collaborato anche la darsena Le Saline, prego. Laura, dottoressa Laura. Grazie, complimenti a tutti voi, perché le condizioni non sono state facili, però avete fatto un campionato epico, direi, e noi siamo particolarmente orgogliosi oggi di aver collaborato appunto a questo evento e buon vento a tutti anche per il proseguo. Complimenti. Grazie. E chiamerei anche la darsena San Felice, se sono presenti, oppure mettiamo la diamo più tardi, prego. E adesso vediamo a chi ha collaborato sul campo. Prima di tutto lo Yacht Club Padova, che è un circolo nostro cugino, che ha fornito materiale e personale. Allora, sono anni ormai che collaboriamo con il Circolo Velico Porto di Mare, quindi nel momento in cui ci è stato chiesto di poter collaborare con il campionato italiano abbiamo con entusiasmo aderito a questa iniziativa. Ringrazio ancora Porto di Mare, con cui ancora collaboreremo per i prossimi eventi, e un ringraziamento a tutti gli equipaggi che sono partiti con delle condizioni molto difficili, però sono riusciti a portare a termine questo campionato in maniera assolutamente positiva. Un ringraziamento a tutti. Grazie. Oltre allo Yacht Club Padova abbiamo avuto una preziosa collaborazione da parte del Circolo Nautico di Chioggia. Spero che sia presente Corrado. Vedo che sei molto famoso. Bene, grazie a tutti, grazie soprattutto al Porto di Mare. È stato un lungo mese di vela per i meteor, diciamo. Abbiamo cominciato a metà aprile circa col trofeo del timoniere che abbiamo organizzato noi e finiamo con questo campionato italiano, e devo dire che quando Chioggia fa squadra riesce a fare le cose per il meglio, quindi un ringraziamento sicuramente al Porto di Mare per aversi fatto carico di questo impegno organizzativo che non era certamente da poco, e un ringraziamento alle darsene e a tutti quanti quelli che hanno collaborato per la ottima riuscita di questa manifestazione. Grazie. Grazie. E ora è la volta della Lega Navale di Chioggia, se c'è qualcuno di loro presente. Morgan! Grazie a tutti, buonasera. Volevo ricordare, visto che hanno detto da metà aprile, abbiamo cominciato invece con i meteor l'1-2 aprile, proprio per allenare gli equipaggi qui di zona. Quindi grazie a tutti, arrivederci alla prossima.
ora i veri protagonisti, la classe Meteor. Quindi vorrei invitare qui il presidente e il segretario della classe Meteor. Vedo che... Applauso Mario! Ormai past, presidente. Io mi scuso con l'organizzazione, sono arrivato leggermente in ritardo, la schedulazione era alle 16 e quindi mi avete preso un po' in contropiede, però mi fa piacere, siamo qui. Grazie a tutti, volevo semplicemente sottolineare un fatto, se me lo consentite. Chioggia è sempre stata nel cuore della classe Meteor, siamo stati qui nel 2008. Questo campionato è il risultato di un lavoro molto lungo, cominciò nel 2018 quando con l'Emilietta cominciammo a parlare di organizzare il campionato qui a Chioggia, all'epoca, quindi devo ringraziare lei che da allora ci ha creduto e ha lavorato per arrivare a questo risultato. Devo ringraziare Augusto Toson che ha spinto tanto per questa cosa. Devo ringraziare Massimo Zerbinati che ha lavorato per far arrivare a questo risultato. La somma l'è riuscita a trovare la Maria Grazia Stimamiglio che con la sua caparbietà ha messo insieme la squadra, insieme a Emilietta, e come vedete ha messo in piedi una squadra molto grande, molto complessa, che ha funzionato, ha messo in acqua quasi 60 barche, che è un record, e quindi grazie, grazie, grazie a tutti voi. Il più bello mai fatto! Io mi associo ai ringraziamenti del Presidente, grazie insomma da parte di tutta l'Assometo, da parte di tutti quanti voi, grazie per il lavoro Maria Grazia, grazie Emilia, Porto di Mare, Yacht Cleppato, Le Saline, Mosella, San Felice... Anche è stata una, siete praticamente una squadra fantastica, spero insomma che queste collaborazioni possano continuare nel tempo, quindi grazie ancora. Allora consegniamo anche a Cesare dei prodotti tipici del territorio, gentilmente concessa dal presidente Giuseppe Boscolo Paolo, ecco qui. È bella pesante. E ora volevo citare i nostri sponsor, e credo che non ci sia nessuno di loro presente perché avevano altri impegni, però li cito lo stesso. Prima di tutto la Despar, che ci ha fornito anche tutti i sacchetti di colazione che abbiamo fatto in questi tre giorni. Bottaro, che è sempre il nostro sponsor ormai istituzionale. La Taccini Retail Consulting. Chioggia, Orto Mercato, scusate ma la lista è quella che è, la Ascot, Bata, che ci ha fornito tra le altre cose le sacche, la Ingemar, la Banca Patavina, San Giuseppe, non il santo ma il prosecco che avete bevuto in questi giorni, e la Girmi. Permettetemi adesso per Porto di Mare che io ringrazi soprattutto l'artefice di questa manifestazione che è l'Emilietta e vorrei dedicargli un applauso. Ecco sì, volevo fare anche un ringraziamento che ho visto adesso l'avvocato Riccardo Griguolo, grazie di essere presente, consigliere comunale con delega al turismo, grazie anche per il vostro supporto. Adesso passerò la parola a Franco, che ovviamente continuerà con i ringraziamenti per quanto riguarda la giuria e poi passeremo alle premiazioni così vi liberiamo. Grazie Presidente. Prendo la parola, a me restano i numeri, però per prima battuta avrei un omaggio da parte vostra a due persone che sono qua presenti, ma è il vostro omaggio, eh? A Emilietta. E a Maria Grazia. Grazie.
L'impegno è stato molto grande, abbiamo lavorato più di un anno ed è giusto che abbiano la loro soddisfazione. Grazie, grazie. Ciao Franco. A questo punto a me resta da ringraziare il comitato di regata nelle persone del presidente del comitato di regata Anselmi, il presidente della giuria Fernando è qui, Max Cervelli, facevo parte anch'io del comitato, fatto il comitato. Un ringraziamento in particolare ai Posa Boe perché hanno lavorato veramente, veramente bene. Allora avete visto Morgan lavorare sulla barca di Bolina con gli altri collaboratori, Pier Giorgio che ha fatto la linea di partenza, Pier Giorgio e Giovanni la linea di partenza e la linea di arrivo. E poi c'era il cancello con Alessio e Martina. Bravi a tutti. Allora, non parto dal 57esimo iscritto, ma volevo anche consegnare un presente all'Emilia che è stata bravissima per l'organizzazione e volevo farla consegnare dal presidente degli albergatori. Bene. Ecco, sono prodotti tipici di Chioggia, come vedete qui abbiamo prodotti sia dell'agricoltura, perché abbiamo radicchio di Chioggia, ma abbiamo i bossolà, i papetti, le bisse, la birra del radicchio di Chioggia e la torta, la ciosotta fatta dalla pasticceria Clodie. Sì, che questi sono tutti prodotti a chilometro zero fatti a Chioggia e siamo onorati di consegnarla all'Emilia. Presidente Modugno, volevamo consegnare una cesta con i prodotti tipici, gliela vado a prendere subito. Comunque estendo anche il ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato in barca comitato, anche Andrea e il consiglio direttivo del Porto di Mare che è qui presente. A volte quello che chiedevamo sembrava cosa di altro mondo, invece siamo riusciti ad ottenerla. Allora io partirei con i primi di giornata. Nella prima prova, quella del tanto vento, il primo classificato è stato Pecora Nera. Davide Santiero, Circolo Velico Erixes, Flotta di La Spezia. L'imbarcazione è Ismo, Palmieri Ugo, Circolo Velico Alto Lario, Flotta Lario. Al settimo posto una barca di casa che più di casa non può essere, Asiatico, Perini Corrado, Circolo Nautico Chioggia. Nonché presidente del Circolo Nautico Chioggia. Al sesto posto Pint It Black, Corrado Adriano, Barcola Grignano, Flotta di Trieste.
c'è una persona in particolare qua che ha la barba bianca e che conosco da tantissimi anni. Mi fa piacere rivederti qua. Grazie. Al quinto posto, senza intoppi, Piazza Andrea, Associazione Velica Trentina, Floppa Caldonazzo. Bravo Andrea! Bravi! Quarto classificato, arriviamo verso la zona calda, Anemos, Stalcom Rafael, Circolo Nautico Chioggia, Flotta di Chioggia. Profittatore! Oh, aspetta! Salle, fotografo! No, qui bravo Gabriele, Rafael, bravo, bravo Rafael. Ritornate indietro, ritornate indietro. Avete una e per cortesia torni indietro anche senza intoppi. No. È stato un intoppo, c'è stato un intoppo. Ecco qua. Grande, grande. Piazzone. Non mangiare tutto. Parto sempre dal mercato ortofrutticolo, presidente Giuseppe Bosco Lombardo. Grazie. Non ho visto che era adesso siamo in zona podio. Il podio è piccolo, accettiamo solo gente magra. Terzo classificato, Gulisara. Negri Enrico, Alto Verbano, Lotta Verbano. 9 volte campione italiano. 9 volte campione italiano. Grandi, grandi. Bravo. Bravo. Complimenti. Allora voi andate sul podio con la cesta. No, radicchiare. Andate sul podio. Secondo classificato, Pecora Nera, Esto, San Piero Davide, Circolo Medica, Erix, Flotta La Spezia. Davide! Bravi ragazzi! Bravi! Bravi! Davide è qui! Ma fa le foto più belle che c'è. Che telefono. Primo classificato, Angie Silvio Sambo Pistore. Circolo Nautico Chioggia, Flotta di Chioggia, campioni italiani 2023. Nicolò Cavallari, Silvio Sambo e Pistore. Yeah.
piacere vedervi e sentirvi. Però adesso io chiamerei qui il presidente della classe, il segretario, vecchio e nuovo, perché questi premi sono premi della classe, escluso il famoso Bragozzo artigianale fatto a Chioggia, è un'opera d'arte locale. Questo Bragozzo si chiama Angie. Allora adesso io passerei la parola alla classe. Mario Forgione, passo a te che vai avanti con i premi della classe. Grazie Franco. Allora qui dobbiamo assegnare un po' di premi. Comincerei da una premiazione che noi facciamo ogni anno in occasione del campionato italiano, che rappresenta la fine del circuito del trofeo del timoniere e contemporaneamente l'inizio del trofeo del timoniere dell'anno successivo. L'anno scorso il vincitore, che verrà premiato da Michele Marin, il vincitore dell'anno scorso è Andrea Piazza. È un po' una noia, lo so, l'anno scorso ha fatto man bassa. Bravi ragazzi, bravi. Un applauso più vigoroso, forza! Questi ragazzi sono entrati nella classe Meteor e hanno cominciato a fare il loro mestiere. Bastonano. Grande Ila! E pure da dove arrivate? Sì, questa flotta di Caldonazza ha cominciato a monopolizzare un po' le attività agonistiche. Passerei alla premiazione dell'equipaggio femminile. L'equipaggio femminile che è della flotta di Caldonazzo! Ce le presenta Alessandro Ferrari. Abbiamo qui la nostra Marta con corto maltese, Ida 449, bravissime. Questo è un omaggio per il nostro equipaggio femminile, Marta. Poi la porteremo a Andrea, a Ivano, alla Lara e a tutti gli altri. Adesso voi mi conoscete da un po' di tempo, no? Sono abbastanza fissato con i numeri, no? Quest'anno abbiamo deciso di dare un premio all'equipaggio più giovane. Grazie. Allora, peccato che sembrava. Sì, Enrico, mettiti in fila però. Sembrava una cosa facile perché dici, uno prende le date di nascita, no? Fa le somme e poi vede qual è l'equipaggio più giovane. Abbiamo sottovalutato il fatto che potevano venire delle differenze molto piccole, anche perché gli equipaggi sono da 3, da 4, quindi siamo passati a fare la media dell'età, dei mesi, dei giorni, e quindi il metodo ha fallito. Allora a questo punto abbiamo deciso di assegnare un ex aequo, perché sentite, ci sono due equipaggi giovanissimi che io chiamerei qui. Alessandro, allora ai bussi da 448, Mattia, Nicolò, Alex, forza Gaia, 793 Gin, Martino, Tommy, Marcello. Allora, questo premio dovete avere un po' di pazienza. Innanzitutto è un premio che andrete a condividere perché ne era previsto uno,
era previsto uno e quindi adesso procureremo anche il secondo, ma vorrei che a consegnarlo fosse un altro giovanissimo della classe Meteor, l'ingegner Arcaini, il più giovane della classe Meteor, il più giovane. Guarda Giacomo, guarda, guarda quanti giovani. Dovete sapere, cari ragazzi, forse voi non lo conoscete, ma questo signore qui ha costruito tanti meteor negli ultimi anni. Ci vuoi raccontare qualcosa? Vuoi dire qualcosa a questi ragazzi, Giacomo? Vabbè, sentite, io non posso che considerarmi un vostro pari, va bene così? No, non devo scherzare, sono troppo vecchio io per essere paragonato a voi. Io vi faccio tanti, tanti auguri di fare sempre di più e ancora meglio di quello che hanno fatto i nostri predecessori. Io ho cominciato a occuparmi del metro una trentina d'anni fa e devo dire che ho passato gli ultimi 30 anni della mia vita in maniera molto molto divertente e simpatica, tanto che adesso, ti devo dire la verità, non sono più felice. Grazie Giacomo, fatti vedere da tutti che ti possono applaudire insieme a questi ragazzi giovanissimi che hai contribuito a far divertire. Quella che è stata la tua felicità è la felicità di tutti noi, Giacomo, grazie. Grazie Giacomo, grazie, grazie davvero. Una cosa quasi unica, Beh, comunque di giovani non è che sono finiti, perché avevamo qua ovviamente tutti del 2004, ma mi ricordo che abbiamo anche Matteo Sampiero, Andrea, abbiamo i ragazzi di Nuvola quest'anno, abbiamo praticamente Luca Gagliera, quelli che sono stati gli sforzi in questi anni per attirare un po' questi giovani alla nostra classe, da una parte sono stati ripagati, mai ci saremmo aspettati ovviamente che queste anagrafiche scendessero così tanto, perché ovviamente rimaniamo tutti molto felici di questo. Abbiamo una giovanissima timoniera che ha dimostrato non solo di essere bravissima in acqua, ma poi era anche la più giovane. Presidente, vieni a premiare la nostra timoniera più giovane, per favore. Vieni qua, dove sei? Io e te ci conosciamo, eh? Tu hai premiato me, io premio te. Brava, brava, continua così. L'ho incrociata in acqua un paio di volte, sempre da dietro, è veramente molto brava. Lei era dietro. No, no, io ero dietro, che lei era avanti. Quindi lei che si preoccupa. È lei che si deve preoccupare. Sui passaggi in bua si deve preoccupare. Lì sono molto pericolosi, purtroppo. Va bene. Adesso l'ultimo premio fuori dall'ordinanza, cioè fuori dalla storia, dalla nostra storia, dalle nostre abitudini, è un premio che vogliamo dedicare a un equipaggio che ha gratificato il lavoro degli ultimi anni. Questi ragazzi che sono arrivati qui, che avete visto qui davanti, sono una gioia per noi, perché spero che siano un po' il frutto di tutto quello che abbiamo fatto per stimolare la partecipazione dei ragazzi più giovani. Quelli che sto per chiamare qui, che hanno una maglia gialla, invece sono quelli che ci stanno gratificando con la loro presenza, che hanno fatto il viaggio più lungo per arrivare qui, e sono i ragazzi siciliani della Lega Navale di Palermo, che hanno lavorato duramente per partecipare a questo campionato. Sì, grazie. Cioè, diversamente giovani, diciamo, dai.
Il premio è consegnato da Domenico D'Avanzo, che è presidente dello Yacht Club Padova, con il quale ha collaborato nella realizzazione di questo campionato. Bene, adesso veniamo alla parte finale, quella che tutti probabilmente aspettano, la proclamazione dei tre titoli che assegniamo in questa occasione del campionato italiano, e andrei in ordine sparso, lasciando il trofeo di flotta per ultimo, se me lo consentite, per i motivi che poi capirete. Premiamo adesso assegniamo il trofeo Alberti, che è il trofeo che viene assegnato al primo timoniere armatore, e la premiazione chiederei che venisse qui Marco Sacchi per farla, per consegnare il premio. Marco, non c'è Marco Sacchi, bene, allora lo consegnerà Alessandro. Quest'anno il premio va al nostro noioso Davide Sampiero. Chiama il tuo equipaggio perché c'è un'altra. Ragazzi, c'è un'altra medaglia per voi, eh. Medaglia. Un attimo. Medaglia. Guardate qua, grazie. Grazie. Il trofeo Locatelli invece viene assegnato alla flotta più che ha vinto. Come viene calcolato il punteggio della flotta che ha vinto? Viene calcolato sulla base dei migliori tre piazzamenti dei soci di una flotta. Quest'anno il trofeo Locatelli lo ha vinto grazie ai loro piazzamenti, e normalmente sono questi tre equipaggi che vengono premiati, e quest'anno vorrei fare un'eccezione, se me lo consentite. Me lo consentite? Sì. Quest'anno il trofeo Locatelli viene vinto dalla flotta di Chioggia! Chiamerei tutta la flotta sul podio per prendersi il meritato trofeo. Dai. Via. Lo consegna la capoflotta Maria Grazia Stimamiglio. Lo prende in consegna. Grazie. Mamma mia, quanti siete, quanti siete! Ecco il premio, il trofeo Locatelli! Hanno formato una piramide! Hanno formato una piramide, e in cima alla piramide chi c'è? Angie! Con il trofeo Asso Meteor, il trofeo Challenge, che l'anno prossimo dovranno portare sul Trasimeno probabilmente, dove faremo il 51esimo campionato italiano. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica.
Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.